Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube e benvenuti in questo nuovo video dove oggi andrò a parlarvi di lui. Beh sì, è talmente piccolo che forse fate fatica a vederlo qui nella mia fotocamera. Sto parlando di un hard disk che mi è stato mandato in prova e ringrazio Western Digital da 1 terabyte, un hard disk SSD, il My Passport SSD, un hard disk da 1 terabyte in queste piccolissime dimensioni. Prima di andare a parlare nello specifico dell'hard disk, andiamo a dare un'occhiata velocissima alla confezione, che oltre chiaramente al nostro My Passport SSD contiene manualistica, un cavo Type-C, quindi non abbiamo la classica USB, Type-C per poter andare a collegare velocemente, perché qui sotto abbiamo un ingresso Type-C e poi dentro fortunatamente abbiamo anche un adattatore per far diventare questo cavo Type-C USB classico, perché per esempio il mio Mac non ha l'ingresso Type-C. Vista velocemente la confezione, andiamo a parlare di lui. Insomma, non c'è tantissimo da dire per quanto riguarda, diciamo, il design. A me piace veramente tantissimo, comodissimo ragazzi da portarsi in giro. Adesso voi immaginate, andate in vacanza, questo ragazzi sta in tasca, cioè sta in tasca, sta in un marsupio, comodissimo, velocissima la velocità di scrittura, quindi insomma non perdiamo neanche troppo tempo a copiare sopra i nostri file. Chiaramente ragazzi funziona in maniera elementare, basterà attaccare qui il cavo Type-C, attaccare al computer e lui verrà letto come una normale periferica. Quindi ragazzi, veramente comodissimo e assolutamente consigliato questo hard disk di Western Digital. Troverete la recensione scritta sul sito di Nergate qui sotto in descrizione, per un prodotto che è sicuramente un prodotto pro per quanto riguarda il prezzo, perché siamo oltre le 400 euro per il taglio da 1 terabyte. Abbiamo anche costi leggermente inferiori per tagli di memoria, diciamo un po' più piccolo, poi leggermente inferiori, però ecco, insomma, è sicuramente un prodotto pro, ma anche un prodotto, insomma, per consumer, secondo me, pensato per chi vuole avere sempre dietro praticamente tutto il proprio archivio, la propria musica, tutto quello che volete da portarsi dietro, perché ripeto, questo sta nella nostra tasca. Non mi sono dilungato grazie in dati tecnici, perché insomma è un hard disk alla fine classico da PC, però la sua feature principale è assolutamente il fatto che è portatile, ve lo ficcate in tasca, ve lo mettete in borsa e praticamente non lo sentite, è veramente leggerissimo, guardate, sta nel palmo della mia mano. Ok ragazzi, noi siamo giunti al termine, però prima di salutarvi, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò da qua in avanti. Poi mi piace a questo video, se vi è piaciuto, commentate, condividete, mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram, attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò da qua in avanti e ricevere le notifiche, e noi ci rivediamo sul mio canale YouTube con un prossimo video. Un saluto da Shido, al prossimo video!